Thou art my life, thou art my love. Chi è questo figlio dell'uomo? La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. La Domenica delle Palme, la folla esultante acclamò l'entrata di Gesù Cristo a Gerusalemme, deponendo ai suoi piedi fronde di palma e cantando «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele». Gesù aveva detto alla gente «Bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo». Con queste parole, così ci viene detto, si riferiva alla sua imminente crocifissione. Alcuni in quell'occasione avevano chiesto «Chi è questo figlio dell'uomo?» Gesù era solamente un essere umano? Coloro i quali lo chiamarono re la Domenica delle Palme potevano a malapena comprendere la vera natura del suo regno. Egli era molto più di ciò che essi immaginavano. Sì, ovviamente mangiava, beveva, camminava, dormiva e parlava come gli altri, ma la sua coscienza era centrata nell'infinito. Sì, rideva anche come gli altri, ma la sua risata esprimeva la gioia divina, non una semplice allegria. Ancora piangeva come loro, ma mai con dolore umano. Le sue lacrime erano per le sofferenze degli esseri umani non illuminati, mai lacrime di autocommiserazione. Gesù Cristo era risvegliato in Dio. Molti, per contrasto, sono spiritualmente addormentati. Non è strano che neppure una settimana dopo quell'entrata trionfale a Gerusalemme, in cui fu così gioiosamente acclamato, Gesù venisse arrestato, condannato e crocifisso? Così è l'esistenza, dolce e amara a un tempo. Sorrisi di benvenuto un giorno, insulti e persino persecuzione il giorno successivo. Ben pochi capiscono che Cristo non soffrì per se stesso, ma per l'ignoranza della gente, per coloro che non avevano ancora compreso la realtà più profonda che dimorava anche in loro. Ognuno viene al mondo lasciando dietro di sé nuvole di gloria, come disse il poeta Wordsworth. Persino il più umile mendicante ha vissuto una storia, o la vivrà prima o poi, più grandiosa della più grande epica mai scritta. Nella Bhagavad Gita troviamo una bella descrizione di questa dicotomia tra il figlio dell'uomo e l'interiore figlio di Dio. Shri Krishna, che rappresenta Dio in forma umana, rivela la sua vera natura infinita. Nell'undicesimo capitolo di questa grande scrittura, il suo principale discepolo Arjuna esclama: «Oh infinita luce, il tuo fulgore, irradiandosi nell'universo, risplende persino negli abissi più profondi. La tua voce sommerge il fragore dei cosmici cataclismi. Oh meraviglia, miriadi di stelle sono il tuo diadema, il tuo scettro irradia potere ovunque. O Brahma immortale, signore del tutto, incessantemente ai piedi della tua infinità giaccio prostrato innanzi a te». Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Sentire le parole «Cristo entrò in Gerusalemme» hanno un potere rievocativo molto forte, perché ricordo in modo particolare una mattina che camminavamo per le strade di Gerusalemme deserte, era prestissimo, le 5 così, e questo figlio di Dio era proprio presente, la sua vibrazione è tangibile, una vibrazione di profonda pace, di grandissima gioia, leggerezza e anche di tanta bellezza. E quindi volevo condividere questa piccola cosa. Chi è questo figlio dell'uomo?
Suami ci pone questo interrogativo per farci pensare a questa presenza divina. Il figlio dell'uomo, intanto, vediamo da questo episodio, figlio di Dio, si presenta in un modo molto umile. Viene a dorso di un asinello, una cavalcatura proprio umile. E soltanto che siamo abituati a sapere, sì, Gesù entra con un asinello, vabbè. Ma quando tu vieni a contatto con questa umiltà, è una cosa che è così toccante e così trasformante nel cuore. Dico questo perché tanti di noi abbiamo conosciuto Swami Kriyananda e in lui era proprio manifesta questa umiltà, che è un po' il biglietto da visita di un figlio di Dio, diciamo. Ma per evocare ancora di più la bellezza di questa umiltà, vorrei leggervi le parole di Yogananda. Questo era un discorso che lui aveva fatto e lui inizia dicendo: dice, voi sapete chi è Yogananda, è un maestro realizzato, una statura pari al Cristo, è tutto, non c'è più ego, c'è soltanto il divino presente. Ma lui inizia con queste parole: vi prego di benedirmi perché io sia sempre degno di servirvi. Sono orgoglioso di essere con voi e sempre felice che mi si ricordi il mio grande dovere verso di voi e verso tutti i miei fratelli nel mondo. Ciò che è stato detto di Yogananda non riguarda me, ma riguarda colui che è dentro di me. Un figlio di Dio viene per glorificare il Padre, per far sapere a tutti quanto il Padre ci ama, quanto non vede l'ora che siamo tra le sue braccia, quanto Lui è grande, quanto Lui è onnipotente, tutto, e noi possiamo rilassarci in Lui. E quindi dice: non sono io, non sono questo corpo, questo figlio dell'uomo, ma il divino che è in me, che voi state onorando. E anche Swami diceva così. Ricordo che una volta ha detto: io voglio essere solo un buon discepolo e voglio che tutto ciò che dico sia un'espressione di Yogananda, del mio guru. E poi ancora Yogananda continua dicendo: io so soltanto che voi siete tutti immagini di Cristo. Se guardate l'onda, non vedete l'oceano. Ma se guardate l'oceano, vedete che è l'oceano a divenire le onde. Io vedo quell'oceano dello spirito al di sotto delle vite di tutti voi. Perché un figlio di Dio viene per dirci quanto è buono nostro Padre, ma viene anche per ricordarci che noi siamo i suoi figli, figli di questo Padre buono, e che dobbiamo tornare a casa. Gesù infatti ha detto: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. E ancora Yogananda dice: non sono degno di tutte le meravigliose cose che avete detto di me. Piccolo come sono, posso soltanto dire che è solo la manifestazione delle benedizioni di Dio che mi rende così amato ai vostri occhi. La mia vita sulla terra non è stata invano. E così anche Swami diceva: io voglio adoperarmi affinché tutti possano sperimentare la beatitudine, e farò questo fino alla fine dei miei giorni. E questo è un figlio di Dio. Così Gesù venne su questa cavalcatura molto umile, e quando scese dal Monte degli Ulivi, il Monte degli Ulivi, diceva la nostra guida, diceva che in Israele il monte non è monte e i mari non sono mari, perché i monti sono delle piccole collinette e i mari sono dei piccoli laghi. Quindi questo Monte degli Ulivi in realtà è una collina, no? E quando lui fu quasi verso la fine, c'erano tutti lì ad acclamarlo. Perché?
aveva fatto dei prodigi incredibili, aveva appena risorto Lazzaro, una cosa grande, no? Proprio, mamma mia, uno morto e risorto, e poi tante altre cose. Quindi era proprio acclamato. Ma man mano che si avvicina e vede Gerusalemme, si narra nei Vangeli che lui ci fu il pianto di Gesù, nel senso che lui diceva a Gerusalemme: se tu almeno in questa occasione potessi capire che pace potrei donare a te, io potrei donarti la pace eterna, potrei donarti la liberazione completa dall'ego, da tutti i dolori, da tutte le illusioni. Potresti entrare nel regno dei cieli, nella beatitudine di Dio, se solo tu comprendessi. Ma poiché non comprendi, dovrai patire l'ignoranza, la tua saggezza dovrà essere offuscata per forza dall'ignoranza. E questo era il punto che volevo in modo particolare condividere con voi oggi, cioè Gesù lì stava dicendo a queste persone di Gerusalemme e all'ego di ciascuno di noi, al piccolo sé di ciascuno di noi: non hai saputo apprezzare e non hai saputo accogliere Dio che è venuto a te in questa forma. Per esempio, nel film di Zeffirelli su Gesù si vede bene questo punto. C'era Giuda, che lui amava tanto il suo maestro ed era molto orgoglioso di questo maestro che faceva miracoli grandiosi. Era proprio pronto, era proprio il re che Israele stava aspettando e poteva proprio liberarli finalmente da questi romani. E lui vedeva quello. Era felice in cuor suo, anche lui diceva Osanna, Osanna. Ma Gesù diceva: apri il tuo cuore. Accogli Dio ad un livello più profondo, io ti do una libertà diversa. Se il nostro cuore è ingombro, è pieno di tante cose inutili, la sottigliezza del messaggio di Dio non può arrivare a noi. Vi racconto un piccolo episodio. Una volta stavamo passeggiando alcuni di noi con Swami Kriyananda e era un gruppo meraviglioso, non so, le persone più belle che io abbia mai conosciute tutte insieme. Tutti parlavano da un grande livello di saggezza, con un senso di profonda calma e un profondo senso di gioia. E poi c'erano anche le battute divertenti e io non capivo niente. Era tutto in inglese, neanche una parola. Ero come una bambina che guardava felice, ma non sapeva di che cosa, ma era solo tanto felice, così. E avevo due scelte: o arrabbiarmi tantissimo, essere molto dispiaciuta per la mia cattiva sorte di non capire l'inglese, perdevo tutto il meglio che forse c'era in quel momento, oppure, io ho scelto l'altra possibilità, era di dire: ma che se ne importa? Ma io sono qui nella presenza di Swami Kriyananda, di queste anime bellissime, dove c'è la presenza di Dio forte, mi sintonizzo con quella vibrazione di pace. Quella è una vibrazione, non ha bisogno di parole, parla la lingua del cuore, con quelle vibrazioni di saggezza. E così ero proprio in gioia. A un certo punto Swami si volta verso di me e mi fa: brava Premi, hai un bello spirito. Lui aveva sentito i miei pensieri. Era così dolce, perché mi ha risposto alla mia preghiera, alla mia chiamata, al mio condividere questo amore. E questo è un po' un cuore aperto. Così vorrei raccontarvi una storia molto bella di una grandissima devota molto conosciuta dell'antica India, è legata alla storia del Ramayana, la storia di Rama e Sita. E questa era una santa indiana, una sceta, il suo nome è Sabari. Sabari doveva sposarsi, ma quando vide che volevano uccidere un sacco di pecore e di capre per il suo matrimonio, ha detto: no, forse ho cambiato idea, rinuncio al matrimonio, salviamo le capre e le pecore, e scappò nella foresta. E volle dedicarsi ad una vita ascetica, così era necessario trovare un guru.
camminò per giorni e giorni fin tanto che trovò proprio il suo guru e si mise sui piedi. Aveva timore di non essere accettata perché c'erano solo uomini, ma tale era la purezza del suo cuore che questo maestro fece un'eccezione alla regola e l'accettò con gli altri discepoli e lei lo servì per tutta la sua vita. A un certo punto questo Rishi disse a Sabari, il signore Rama è in questa foresta, adesso non spiego, vi spiego perché e per come, insieme a Sita, sua moglie e suo fratello Lakshman. Sappiamo che verrà, sta visitando tutti gli ashram e verrà sicuramente anche qui da noi. Dire Rama è come per noi dire Cristo, è come dire Yogananda, cioè proprio, no? Verrà, il Signore verrà. E Sabari era molto devota a Rama. Da quel momento in poi, lei ogni giorno si preparava a ricevere il Signore Rama. E cosa faceva? Lei andava nella foresta e tutti i sentieri che immaginava Rama avrebbe percorso, incominciava a pulirli da tutte le spine, da tutti i ciottoli, da ogni pietrolina, perché i piedi sacri del Signore Rama non dovevano essere toccati da alcunché potesse mai lontanamente ferirli. E tutti la prendevano in giro, scetti, yogi grandi, mamma mia, cioè, ma cosa fai? Cosa pulisci che non c'è niente da pulire? Un bosco? Lei imperterrita. Poi toglieva tutti i rami, non i rami, sì, quelli che sporgevano, ma anche i rovi e le piante che avevano le spine, no, i rampicanti che avevano spine. Casomai sui capelli rimanessero impigliati in qualcosa. Poi levigava tutte le pietre, perché Sita, Ram, Lakshman avrebbero camminato a lungo, sarebbero stati stanchi, sicuramente sarebbero venuti qui e avrebbero avuto piacere di sedersi, forse su questa roccia. E allora incominciava a lucidarla, a lisciarla, che non ci fosse nessuna asperità, niente. E poi ogni giorno raccoglieva dei frutti di bosco. E cosa faceva? Li assaggiava prima. Se erano amari li buttava via, se erano dolci li metteva nel suo cesto e quando aveva raccolto i suoi frutti ritornava all'ashram e incominciava a fantasticare a quando sarebbe venuto Rama, sicuramente subito, e avrebbe camminato lì e là e poi chissà, così ogni giorno la stessa cosa. E il suo cuore incominciò a divenire colmo di, si dice, di rasa rama, della squisitezza del nettare del nome di Rama. Il suo cuore incominciava a esprimere come un profumo, una fragranza anche della divina compassione di Rama. E così, e gli anni passarono e divenne anziana, ma lei ogni giorno era pronta ad accogliere Rama. Infatti Sabari viene citata come colei che in maniera imperturbabile attende eternamente il suo Signore, con una perseveranza proprio che solo una forte bhakti del cuore, una forte devozione del cuore può darti. Un giorno Rama arrivò con Lakshman, senza Sita, con Lakshman, suo fratello, e lei quando lo vide era pronta, perché ogni giorno lei aspettava questo momento. Si inchinò ai suoi piedi e disse: Signore Rama, ci sono centinaia di devoti qui e tu sei venuta da me. Vuol dire proprio che è proprio vero quello che si dice di te. Tu non guardi se un devoto vive in una capanna o in un palazzo, sei saggio o sei ignorante, non guardi la sua casta, non guardi il suo colore, guardi solo la bhakti del suo cuore. E disse: io non ho niente da offrirti, però guarda, ho questi frutti, sono per te. E Lakshman, che era anche molto intuitivo, disse: signore Rama, non si può, ha assaggiato questi frutti prima.
In India c'è un'usanza che tu, se offri un fiore, non puoi prima annusarlo, perché l'offerta deve essere integra. Tutto ciò che offri al guru non devi togliere niente per te, tutto per il guru. Oppure se offri dei frutti non puoi assaggiarli prima, non assaggi niente, perché tutto deve essere offerto al guru, il meglio deve essere offerto al guru. Ma il signore Rama non ascoltò Lakshman. Lui assaggiò questi frutti e disse: di tutti i cibi più squisiti che io mai assaggiato, questo è il più meraviglioso. È incredibile la sua bontà. E questo denota che il Signore, quando vede che noi facciamo tutto con tanta devozione, che è tanto amore vero del cuore, lui non guarda i nostri errori. Per noi occidentali quello non è un grande errore, ma per gli indiani è proprio una cosa, una grande irriverenza proprio. Ma lui non fa caso ai nostri sbagli, e lei non lo sapeva neanche, poveretta. Fatto sta che, insomma, Sabari ricevette il darshan di Rama e si liberò per sempre. E ciò che tanti yogi anelano e hanno tanta fatica a realizzare, lei lo realizzò senza sforzo, con semplicità, semplicemente per la grande devozione del suo cuore. E questa storia è una storia molto bella, perché quando Gesù dava i suoi insegnamenti, quando Gesù faceva i suoi miracoli, era perché voleva non far vedere come lui è bravo, ma ricordare quanto è buono il nostro Padre. Quando tu sai che magari quella grazia non la meriteresti, però la ricevi, e sai, è così toccante che cambia il tuo cuore, quando vedi che tu dai questa grazia e questo amore a tutti, anche a chi tu sai che forse non sarebbe forse così degno, ma tu hai rispetto, vede il maestro che ha rispetto e amore e aiuta quella persona. Queste cose sono così trasformanti che uno dice: sì, Signore, ora dono la mia vita a te. C'è un episodio di Gyanamata, che lei un giorno, Gyanamata era una discepola avanzatissima di Yogananda, lei proprio trovò la liberazione in questa vita e viveva nel monastero a Mount Washington con Yogananda. E un giorno stava accompagnando degli ospiti per fare una lezione, un incontro, e mentre gli ospiti salivano le scale, lei ha la visione di Gesù. Gesù, dice, con un sorriso bellissimo le andò incontro, le mise una mano sulla testa benedicendola, poi le ha detto delle cose bellissime e lei era proprio in estasi. Chissà come sarà stata bella quella lezione. Anche gli altri avrebbero potuto vedere Gesù, e lui era venuto sicuramente anche per altre persone, non solo per Gyanamata, ma il suo cuore era veramente pronto. E questo è un po' il sentiero spirituale, ciò che è necessario. Ci vuole un po' di tempo, no? Per arrivare a questa purezza dove finalmente si ha una visione del Signore. Il Signore viene a noi in infiniti modi. C'era per esempio un'altra grande discepola di Yogananda, Kamala. E Kamala, gli veniva il Signore il Maestro in diversissimi modi, anche come profumi o come gusti speciali. E c'è un devoto che so che una volta Swami Kriyananda era proprio qui che stava parlando, e questa persona vide a un certo punto che da lui si emanava una luce bellissima che benediceva tutti. Sicuramente altri avranno percepito quella luce o come un amore dolce nel cuore, o come una saggezza, o come proprio una visione. Altri no, magari si era distratti da qualche altra cosa. Ecco perché è così importante avere un sadhana che ci aiuta a stare proprio nel continuo pensiero di Dio. Un sadhana è un servizio dedicato a Dio, che ci permetta questo continuo ricordo. Quindi avere la preghiera costante anche durante il giorno, l'affermazione, ma soprattutto poi dedicare del tempo proprio alla meditazione, proprio per contattare questa vibrazione di eternità che è nella nostra anima, e che Dio vuole in tutti i modi, vuole che noi possiamo percepirlo, perché è solo quando lo percepiamo in questo modo che ci convinciamo
che veramente tutto è Dio e tutto è amore. E allora veramente vediamo questo oceano di beatitudine in tutte le anime. Così volevo, sempre qua, volevo leggere qualcosa di Yogananda. C'è una cosa bellissima. Attraverso che benedetto colui che viene nel nome del Signore. Il guru che viene a noi, il nostro maestro, viene nel nome del Signore. E c'è questo episodio che tutti conoscete, immagino, o la stragrande maggioranza, questo episodio che viene dall'autobiografia di uno yogi del Samadhi di Yogananda. Sapevate, lui era andato sull'Himalaya per cercare questa esperienza. Ma un saggio gli disse: il Samadhi che tu cerchi, solo il tuo guru, solo il tuo maestro può dartelo. Così lui ritornò con le orecchie basse dal suo maestro. E il suo maestro lo colse volentieri, bene, gli dette il benvenuto. Dai, andiamo a vedere se c'è qualcosa da mangiare. E dice: mamma mia, non mi rimproveri nemmeno. Ma no, io voglio solo il tuo bene. Niente di ciò che tu fai può essere in contrasto con i miei desideri. Voglio solo la tua benedizione. E un giorno mi dette proprio questa esperienza. Lo toccò qui nell'occhio spirituale e lui ebbe l'esperienza del Samadhi. E disse che tutto era divenuto luce. Era tutto luce. Tutto. E sentiva che tutto l'universo era dentro di sé e tutto era uno. Ma è questo commento che volevo condividere. Dice: quale gioia! Per anni l'avevo bramata questa gioia e il maestro me la diede con quel solo tocco. Non avevo pienamente apprezzato la grandezza del mio maestro e non realizzavo che avrebbe riversato sulla mia vita così tante divine benedizioni. Niente e nessuno avrebbe potuto darmi quello che Dio mi dette attraverso il mio maestro. Egli era l'incarnazione di Dio sulla terra per me. La presenza del mio guru mi è sempre stata dolcemente indimenticabile e frequentemente lo vedevo starmi vicino. E questa è la grazia del guru e di Dio che vengono a noi. La nostra parte è fare il sadhana, e pregare, e meditare, e fare servizio, e tutto offrendolo a lui, sempre nel ricordo dell'amato. E volevo ancora leggervi questa cosa, ma prima quest'altra. Questo viene dal libro Sussurri dall'Eternità ed è un poema scritto da Yogananda. Solo per te sono stato creato. Solo per te sono stato creato. Sono stato creato per deporre gentilmente ai tuoi piedi fiori di devozione sull'altare del mattino. Le mie mani sono state create per servirti con entusiasmo, per rimanere giunte in adorazione, aspettando la tua venuta, e per lavare i tuoi piedi con le mie lacrime quando tu verrai. Il mio cuore è stato creato per rispondere solo alla tua chiamata. La mia anima è stata creata per essere il canale attraverso cui il tuo amore possa scorrere ininterrotto verso tutte le anime assetate. E poi queste parole di Yogananda, sempre alla fine di quel discorso, di quella circostanza, e disse: di migliaia di uomini uno solo si sforza per il raggiungimento spirituale e di migliaia di benedetti veri ricercatori che assiduamente cercano di raggiungermi, forse uno solo mi percepirà quali sono veramente. E Yogananda dice: non necessariamente è chi viene prima quello che troverà Dio. Sono coloro che si mantengono sul sentiero che saranno benedetti,
essi lo riceveranno. E ancora dice: se seguirete la via della meditazione, un giorno, quando meno ve lo aspettate, troverete che Dio si sporgerà verso di voi e poggerà entrambe le sue mani per sollevarvi. Non è soltanto che voi state cercando Dio, anche Dio sta cercando voi. Lui sta cercando più di voi. Ma Egli vi ha dato la facoltà di metterlo da parte se volete. Dovete aiutare vostro padre. Tornate alla vostra casa e allora, come il figlio prodigo, Egli vi festeggerà con libagioni di saggezza e beatitudine eterna e lo troverete sempre vicino a voi. E Yogananda conclude dicendo: Dio, Guru, Paranguru, devoti, io mi inchino a tutti voi, mi inchino ai piedi di tutta l'umanità, perché sono tutti figli di Dio.